Sì, diciamo, manca poco per la salvezza. Speriamo già da sabato possiamo chiuderla, però arriva un Modena che comunque mi aspetto un Modena che verrà qui per vincere la partita perché ha ancora qualche speranza per i playoff. Quindi è un avversario duro da affrontare e dobbiamo essere bravi a farci trovare pronti. Ci è mancato, cioè, in tutto l'arco del campionato ci è mancato un po' quello, la continuità dei risultati in trasferta. Spesso, cioè, molte volte siamo andati in vantaggio, però ci siamo fatti raggiungere. Quindi, però comunque a Lanciano abbiamo disputato una buona partita e penso che il pareggio è stato il risultato giusto, perché anche loro hanno avuto delle occasioni come noi e il pareggio è stato il risultato giusto. Ma loro sono ancora, diciamo, una piccola speranza per i playoff. Noi già da sabato dobbiamo conquistare la salvezza, anche se ci sono altre squadre che comunque anche loro stanno lottando per la salvezza, tipo Ascoli, Regina, molto dipenderà anche dai loro risultati. Però noi pensiamo a noi stessi, pensiamo a vincere la gara e poi a fine partita si vedrà. Io penso che non sia successo niente, perché comunque quello che ha fatto Alessandro l'anno scorso cioè, ha fatto cose eccezionali, quindi quest'anno non penso che non ho fatto quello che ha fatto lui, cioè, comunque ho disputato un ottimo campionato, perché comunque quest'anno cioè, ho preso solo 4 pali, due volte mi hanno tolto dalla linea, quindi con un po' di fortuna avrei qualche gol in più, però 5 gol sono gol importanti che hanno portato punti importanti alla nostra classifica, quindi penso che il campionato è stato positivo. Ho giocato sia in un centrocampo, cioè facendo il centrale che a fare la mezzala. Io preferisco magari la mezzala che hai più spazio per attaccare e per, diciamo, fare gol.